andiamo a... a calcolare la derivata delle funzioni immerse delle funzioni iperboliche. Okay? Allora, noi avevamo arco seno iperbolico. Però arco seno iperbolico se vi ricordate veniva da queste, diciamo, se io devo ricavare l'arco seno iperbolico seno iperbolico di x, insomma è questo. Chiamiamolo x. Poi se vi ricordate ponevo t uguale alla x, quindi qua era t meno 1 su t uguale 2x, quindi era t quadro meno 2 di y meno 1 uguale 0, quindi t era y meno più la radice di y uguale 1. Poi questo era e alla x, poi si faceva il logaritmo e poi si scambiava il nome di y a x, quindi questo qua non è altro che il logaritmo di x più la radice di x quadro più. Questo per quale motivo? Perché la soluzione col meno si doveva scartare perché veniva negativa. Ok? Allora, questa è la funzione, quindi stavolta sì, l'espressione analitica ce l'abbiamo già per l'inverso. Allora, per derivare questa funzione qua basta semplicemente applicare la regola di derivazione alla funzione composta. Chi è la derivata prima? La derivata prima è la derivata del logaritmo è 1 fratto il suo argomento, cioè 1 fratto x più la radice di x quadro più 1 per la derivata di questo argomento, ma la derivata di questo argomento fa 1 più la derivata di questa radice fa 1 fratto la radice di x quadro più 1 per x, era 2 e 2 poi si semplificava. Quindi quando vado a fare la somma sopra viene x più radice di x quadro più 1 fratto la radice di x quadro più 1 fratto x più la radice di x quadro più 1, quando vado a semplificare rimane 1 fratto la radice di x quadro. Quindi vedete che io continuo qua con f di x, f' di x, se al posto di f di x ci metto l'arco seno iperbolico, la derivata mi fa 1 fratto la radice quadrata di x quadro più 1. Già a sensazione uno potrebbe dire probabilmente abbiamo fatto bene, perché se la radice dell'arco seno fa 1 fratto la radice di 1 meno x quadro, ci può stare che questo faccia 1 fratto la radice di 1 più x quadro. Poi c'è un'altra questione che ci fa propendere per il fatto che abbiamo svolto correttamente l'esercizio. Se noi andiamo a prendere la funzione arco seno iperbolico, e allora com'è fatta la funzione arco seno iperbolico? Fatta così. Ok? Solo che non ha asintoti, cioè il limite qua la funzione va più in infinito. Ora, una funzione fatta così e definita su tutto R deve avere una derivata definita su tutto R, e infatti questa derivata è definita su tutto R, si può fare sempre. Qualunque sia il valore di x, questa si può calcolare. Non solo, questa ci dice che man mano che andiamo avanti la derivata diventa sempre più piccola. Effettivamente la funzione continua a crescere però sempre di meno. Però stavolta il limite della derivata va a 0, ma se andiamo a fare il limite di questa funzione qua, x più quella radice è maggiore di 2x, per x che va più infinito va infinito, il logaritmo di una cosa che va più infinito va più infinito.
lentamente, ma va più in fretta. Quindi non la funzione, nonostante la derivata vada a 0, non ha. Però insomma, diciamo, l'espressione della derivata è abbastanza coerente con il grafico della funzione. Quindi questo ci conforta sul fatto che è posto correttamente l'esercizio. Andiamo a fare adesso la derivata dell'arco coseni per volo. Se vi ricordate come è fatto l'arco coseno iperbolico, stavolta l'equazione era, ponendo t uguale a e alla x, l'equazione era t più 1 su t uguale 2y, quindi era t quadro meno 2t più 1 uguale a 0, quindi y, quindi t, scusate, era uguale a y meno più la radice di y quadro meno 1. Allora, se vi ricordate, stavolta la y bisognava prenderla, poi questo era e alla x, bisognava fare il logaritmo, e quindi cosa mi viene qua, e poi scambiare x e y, quindi qua mi viene logaritmo di x più la radice di x quadro meno 1. E quale motivo più? Stavolta non perché se ci metto meno e questo vale per x maggiore o uguale di 1, perché se vi ricordate il grafico del arco coseno iperbolico fa così, qua la tangente per ok. Stavolta se ci mettessi meno, se vi ricordate avevamo fatto il conto, verrebbe esattamente la funzione opposta. Perché x più questo per x meno questo, se andate a fare il prodotto viene esattamente 1, e quindi essendo reciproci il logaritmo è reciproco all'opposto. Comunque, una volta che abbiamo ottenuto l'espressione analitica, possiamo tranquillamente andare a fare la derivata. La nostra derivata è uguale alla derivata del logaritmo nel suo argomento, calcolata nel suo argomento, per la derivata di quella espressione là, quindi 1 più 1 fratto 2 volte radice di x quadro meno 1 per 2x, 2 si semplifica. Quindi quando vado a fare la stessa semplificazione di prima, la stessa somma e quindi semplificazione di prima, mi rimane 1 fratto la radice di x quadro, questo per x stavolta maggiore di 1, quindi arco coseno iperbolico di x, la derivata fa 1 fratto la radice di x quadro. Torna perfettamente, perché nel punto 1 la funzione, la derivata non ce l'ha perché la tangente è verticale, e infatti algebricamente la derivata non ce l'ha perché è 1 su 0. E quella nel punto 0, coseno iperbolico di 0, c'aveva il minimo, la tangente era orizzontale, la funzione in mezzo c'ha in quel punto del grafico la tangente è verticale, e quindi la funzione lì non ha la derivata. Invece per x maggiore di 1 ce l'ha la derivata. Quindi questo è un altro caso, come per le funzioni arco seno e arco coseno, qui questa ha un dominio x maggiore o uguale di 1, la funzione derivata ha un dominio un po' più piccolo perché perde. Andiamo a fare la funzione f di x
uguale arco tangente iperbolica di x. L'arco tangente iperbolica di x, se vi ricordate, il grafico della tangente iperbolica assomigliava vagamente a quello della tangente, però gli asintoti erano meno 1 e 1, questa è la tangente iperbolica. L'arco tangente iperbolica fatta così ed è definita tra meno 1 e 1 e basta, non ha, diciamo, è definita su intervallo aperto. Però se voglio determinare l'espressione analitica dell'arco tangente iperbolica, cosa che abbiamo già fatto, però lo ripetiamo. Stavolta qual era l'equazione? L'equazione era e alla x meno e alla meno x fratto e alla x più e alla meno x uguale x. Segno iperbolico su questo segno. Ponendo e alla x uguale t si otteneva t quadro meno 1 fratto t quadro più 1 uguale y. Sarebbe t meno 1 su t fratto t più 1 su t, moltiplicare per t sopra e sotto, ottenere t quadro meno 1 fratto t quadro. A questo punto io ottengo t quadro meno 1 uguale y per t quadro più 1, quindi ottengo t quadro per 1 meno y uguale 1 più y. Quindi ottengo t quadro uguale 1 più y fratto 1 meno y. Adesso devo, questo è e alla 2x, adesso devo fare il logaritmo e trovo 2x e poi devo fare un mezzo. Quindi qua mi viene esattamente un mezzo del logaritmo di 1 più x fratto 1. E poi alla fine devo anche scambiare la y. A questo punto, quando vado a fare la mia derivata f' di x, questo fa un mezzo. Logaritmo, questo lo posso anche scrivere come logaritmo di 1 più x meno logaritmo di 1 meno x, quindi quando vado a derivare qua mi viene 1 fratto 1 più x, che è la derivata del logaritmo di 1 più x, per la derivata di 1 più x che fa 1, meno 1 fratto 1 meno x per la derivata di meno x che fa meno 1, quindi che cancella questo 2. Quando vado a fare questa somma mi rimane un mezzo. Poi mi viene 1 meno x quadro, poi sopra mi viene 1 meno x più 1 più x. Meno x più x se ne vanno, 1 più 1 fa 2, diviso un mezzo fa 1. Quindi qua mi viene 1 fratto 1 meno x quadro. Questa è la derivata della funzione arco tangente. Torna perfettamente, perché se qua metto arco tangente iperbolica di 1 fratto 1 meno x quadro, intanto è sicuramente definito tra meno 1 e 1, a meno 1 e 1 perde significato. 1 fratto 1 meno x quadro è definito anche per valori esterni a meno 1 e 1, però là non ci interessa perché è la funzione che non è definita per valori di x quadro maggiore di 1. Quindi com'è? Quando x quadro è minore di 1, 1 fratto 1 meno x quadro è sicuramente definito e positivo, il che corrisponde al fatto che l'arco tangente è una funzione crescente. Quando x quadro si avvicina a 1, cioè x si avvicina a 1 da destra o a meno 1 da sinistra, la derivata se ne va più infinito, il che è positivo, il che è coerente col fatto che la funzione in quei punti abbia degli asintoti. Ok? Va bene, quindi con questo mi sembra di non dimenticare nulla, però diciamo se avete se vi ricordate di funzioni che abbiamo trattato che non abbiamo incluso nel nostro specchietto di derivati, ditemelo subito così ne andiamo a calcolare. Più o meno abbiamo concluso con lo specchietto delle derivate. Quindi adesso sappiamo quando le funzioni sono, diciamo, elementari che abbiamo trattato sono derivabili, sappiamo le derivate quanto vanno,
qui. Sappiamo pure dove non sono derivati. Per esempio, dove abbiamo perso derivabilità? In pochi punti, in verità. Abbiamo perso derivabilità per l'arcoseno nei punti meno 1 e 1. L'arco coseno uguale. Poi abbiamo per l'arco coseno iperbolico nel punto 1. Basta. Tutti, diciamo, gli altri casi abbiamo avuto. E dove era definita la funzione? La funzione, cioè il dominio della funzione, la funzione era definita. Ok? Bene. Oh, adesso dobbiamo. Noi abbiamo già dato una prima interpretazione della derivata. La derivata ci dice è il coefficiente angolare della retta tangente, in particolare se questo coefficiente è positivo vuol dire che la nostra funzione è crescente nel punto, in un intorno del punto è più grande di f di x con 0 a destra, più piccolo di f di x con 0 a sinistra. Se il coefficiente della retta angolare è negativo, cioè se la derivata è negativa, la funzione sta invece decrescendo nel punto, per t succede cosa? E questo l'abbiamo già visto. Poi abbiamo visto anche il teorema di Fermat. Il teorema di Fermat che ci dice che se siamo all'interno del nostro dominio e siamo in un punto di massimo o di minimo relativo, lì la derivata deve essere necessariamente. Questo è un teorema molto importante perché ci dice dove andare a cercare i punti di massimo o di minimo della nostra funzione. Facciamo un esempio. Se io prendo la funzione f di x uguale 3x più seno di x sull'intervallo x appartenente a 0, 5 pi greco mezzo e vi chiedo di studiare, di dirmi dove la funzione c'è, i punti di massimo. Allora, che cosa mi succede? Io vado a fare la mia derivata. La derivata fa 3 più coseno di x. Questa derivata è maggiore di 3 meno 1, perché il coseno al minimo può valere meno 1, quindi è maggiore o uguale di 2, che è strettamente così. Che vuol dire che la mia funzione è derivabile in tutti i punti dell'intervallo, ma la derivata è sempre positiva. Che vuol dire? Che se i punti sono interni, per il teorema di Fermat, quelli non possono essere né massimi né minimi relativi. Quindi, dove facciamo non 5 pi greco mezzo, facciamo sì, 5 pi greco mezzo. Allora, come fa sta funzione? Sta funzione fa così, fa qualcosa del genere. Cioè ha delle piccole seno di x fa così. Fa 0 e 5 pi greco meno. La funzione, a quella ci dovete sommare la funzione 3x, è chiaro che la funzione seno di x vi fa oscillare un po' la vostra funzione, però per quanto sia il coefficiente angolare rimane compreso tra 2 e 4. Non lo riesco a fare bene. Okay. Comunque, fatto sta che noi sappiamo che in tutti i punti interni la derivata è positiva e quindi non ci possono stare i massimi
e minimi, neanche relativi. Ricordate che un massimo e un minimo assoluto e anche un massimo e un minimo relativo. Allora, dove stanno questi massimi e minimi assoluti? Stanno per forza sugli estremi. Gli estremi sono 0 e 5 mezzo di gradi. F di 0 fa 0, F di 5 mezzi pi greco fa 15 mezzi pi greco più seno di 5 mezzi pi greco. 5 mezzi è 2 e mezzo, seno di 2 pi greco, cioè il 2 pi greco lo potete togliere, seno di pi greco mezzi fa 1, quindi questo è 15 pi greco mezzi più 1. Quindi qua non sta fatto per niente in scala, cioè questo deve essere molto più piccolo, giustamente. 15 pi greco mezzi più 1, stiamo parlando di, siamo intorno a 25, 7 e mezzo per più di 3, 7 e mezzo per 3 fa 22 e mezzo, più 1 fa 23 e mezzo, ma questo non è 3, è un po' più di 3, quindi siamo 15 pi greco mezzi più, siamo un numero molto elevato, ok? Quindi vedete che questa piccola perturbazione fa sì che, vedete che in ogni punto la funzione continua sempre a salire, può salire con una maggiore o una minore intensità, però non, diciamo, la derivata oscillerà tra 2 al massimo, quando può valere 4, che coseno è compreso tra meno 1, dove il coseno vale meno 1 la derivata vale 2, dove il coseno vale 0 la derivata vale 3, dove il coseno vale 1 la derivata vale 4. E quindi, continuando a salire su tutto l'intervallo, automaticamente il punto di minimo sta in 0, primo estremo, punto di massimo sta sul secondo estremo. Andiamo a fare un altro esempio, poi cerchiamo di trarre una regola generale. Allora, andiamo a fare questa, a studiare questa funzione qui, f di x uguale al seno del valore assoluto di x quadro meno 1 per x compreso tra meno 3 e 3. Ah, uno dice, qua già il grafico è un po' più difficile. Vedete, l'altra volta abbiamo fatto prima la derivata e poi abbiamo fatto il grafico. Anche stavolta ci può convenire fare la prima la derivata e poi fare il grafico. Tante volte può succedere questo. Allora, innanzitutto questa funzione la dobbiamo scrivere meglio. Chi è questa funzione? Seno di x, seno di valore assoluto di x quadro meno 1 è uguale, prima lo sapete. Allora, questo valore assoluto o fa x quadro meno 1 o fa 1 meno x quadro. Quando c'è il valore assoluto di una cosa, o è quella cosa o gli cambia seno. Quindi questo può valere solo seno di x quadro meno 1 oppure seno di 1 meno x quadro, cioè non è che ci stanno delle alternative. Quando vale la prima e quando vale la seconda? Quando è che vale questa? No? Non mi interessa se mi date anche la risposta giusta dopo che avete fatto un conto, ma secondo me è sbagliato uno. Il discorso mi dovete rispondere tecnicamente. Quando è che non cambio il valore assoluto, non cambia valore all'argomento?
quando è che il valore assoluto di x è x? Quando x è positivo. Quando è che il valore di x quadro, valore assoluto di x quadro meno 1 è x quadro meno 1? Quando? Se mi dite x è positivo, vi lancio il x. Quando il suo argomento è positivo. Quando x quadro meno 1 è positivo. Qui invece quando x quadro meno 1 è negativo. L'uguale lo potete mettere solo sopra, solo sotto, da tutte e due le parti, tanto se è uguale a 0. O ci cambiate segno, o non ci cambiate segno, sempre 0 rimane. Oh, questa a che cosa corrisponde? Questa corrisponde a x quadro minore o uguale di 1, quindi corrisponde a x compreso tra meno 1 e 1. L'altra invece corrisponde al valore esterno dell'intervallo delle radici, quindi questa corrisponde a x minore di meno 1 oppure x maggiore di 1. Chiaro? No. Quindi questo va capito bene. Allora, andiamo a fare la derivata. Come si fa la derivata? Beh, innanzitutto se x è minore di meno 1, quindi minore di meno 1 è maggiore o uguale di meno 3, qua sarà x maggiore di 1 e minore o uguale di 2, perché noi ci eravamo limitati da meno 3. Adesso come si fa la derivata? Si deriva separatamente. Allora, per x compreso, prima si deriva quella, quindi qual è la derivata di quella? Il pezzo, diciamo, la funzione di sotto. Chi è? Allora, 2x per coseno di x quadro meno 1. Allora, questo vale se x è compreso tra meno 3 e meno 1, oppure x è compreso tra 1 e 2. E se no, se derivo sotto, meno 2x per coseno di 1 meno x quadro, ma qua posso scrivere anche x quadro meno 1, perché il coseno è una funzione pari, se no no, cioè questa funzione qua è l'opposta di quello di sopra, infatti la derivata viene opposta. Questo dove vale? Attenzione che qua vale per x compreso tra meno 1 e 1, però stavolta gli estremi li perdo. Perché? Perché nel punto meno 1, nel punto meno 1, x quadro meno 1 valeva 0, cioè è il punto di giunzione tra queste due espressioni. Allora, che vuol dire? Nel punto meno 1, per esempio, prendete meno 1, qua la derivata quanto mi fa? Se usassimo questa espressione, farebbe coseno di 0 fa 1, 2 per meno 1 fa meno 2, mi viene meno 2. Qua la derivata quanto farebbe? Coseno di 0 fa sempre 1, meno meno 2 fa 2, che vuol dire che là la derivata non c'è, ci sarà un punto angoloso. Perché ci sarà un punto angoloso? E perché da sinistra c'ho un'espressione, da destra c'ho un'altra espressione. Ricordate, c'era la funzione valore assoluto. La funzione valore assoluto, quando il suo argomento fa 0, tipicamente non è derivato. Chiaro? Adesso lo vedremo meglio quando andremo a fare. Comunque, quindi i punti meno 1 e 1 li dobbiamo tenere fuori da questa situazione per adesso. Il discorso qui vale perfettamente su tutti i punti interni. Qua vale pure sugli estremi, perché sugli estremi non c'erano problemi di... sugli estremi verso meno 3 e verso meno 2, ma verso meno 1 e 1 no. Anche lì bisogna stare nei punti interni, perché diciamo in tutto un intorno
del punto deve valere questa definizione o questa definizione. Perché se non vale questa definizione o questa definizione in tutto un intorno del punto, io quando vado a fare il rapporto incrementale ho problemi. Questo è il motivo per cui quando vado a fare la derivata, qua perdo il punto meno 1 e perdo. Allora, vediamo un po', adesso non abbiamo fatto nessun grafico. Allora, vediamo un po' quali sono i punti che possono essere dei massimi o dei minimi relativi. I punti che si potrebbero candidare a essere massimi o minimi relativi. Da dove possono uscire? Ecco, da dove posso uscire? Allora, io so che per il teorema di Fermat, se i punti sono interni e se ci sta la derivata deve fare 0. Allora, potrebbero uscire da questa equazione qua. O no? Potrebbe uscire da qua. Se è uguagliata a 0, o la prima o la seconda è uguale, perché tanto ci sta un segno di differenza. Quindi, cioè, avete due espressioni per la derivata, però le due espressioni differiscono per un segno. Quando le vado a uguagliare a 0, è inutile che ce le metto tutte e due, perché tanto se fa 0 l'una, fa 0 pure. Fai però. Ci sono altri punti? Quali altri punti posso considerare? Quelli che non sono coperti dal teorema di Fermat. E chi sono? Meno 3? Perché? Perché è un estremo, quindi non è interno. Poi meno 2, poi meno 1 e 1. Perché meno 1 e 1? Perché meno 1 e 1 la funzione non era derivata. Quindi i miei massimi e i miei minimi relativi o escono da qua o escono da uno di questi. È chiaro come si ragiona? Adesso andiamo a finire questo esercizio. Allora, andiamo a studiare questa equazione qua, x coseno di x quadro meno 1 uguale a 0. Allora, questo è un prodotto che è uguale a 0. Quindi una possibilità è x uguale a 0. L'altra possibilità qual è? Coseno di x quadro meno 1 uguale a 0. Ma quando è che il coseno si annulla? Quando è che il coseno si annulla? Quando x quadro meno 1, quando il suo argomento è uguale a pi greco mezzi più k pi greco. Però ricordatevi che x deve essere sempre compreso tra meno 3 e 2. Chiaro? Allora andiamo a vedere la funzione x quadro meno 1. Come è fatta la funzione x quadro meno 1? La funzione x quadro meno 1 è fatta così. Qua siamo a meno 1. Chi è pi greco mezzi più k pi greco? Pi greco mezzi meno pi greco fa meno pi greco mezzi. Poi abbiamo più pi greco mezzi. Più pi greco mezzi significa 1,57 circa. Poi abbiamo dopo più pi greco mezzi abbiamo
cosa abbiamo? Tre pigre comensi. E poi ne abbiamo altre. Qua è inutile andare oltre perché questa già non interseca più la nostra parabola. Ok? Quindi quelle sotto a maggior ragione non intersecheranno la nostra parabola. Quindi andiamo a vedere x quadro meno 1 uguale pi greco mezzi. Che vuol dire? Vuol dire x quadro uguale pi greco mezzi più 1, che fa circa 2,57. Quindi x è uguale a più o meno la radice quadrata di pi greco mezzi più 1. Queste le dobbiamo considerare? Sì, perché la radice quadrata di 2,57 è circa 1,6. Quindi siamo a più 1,6 e a meno 1,6. Qua stiamo intorno circa a 1,6 e circa qua a meno 1,6. Prendo quello col più e meno x1 e lo. Adesso andiamo a fare, questa la possiamo cancellare perché ormai dovremmo averla imparata. Andiamo a fare x quadro più meno 1 uguale 3 pi greco mezzi. Quanto è 3 pi greco mezzi? Pi greco 3,14 circa più 1,57 circa fa 4,71 circa. Quindi x quadro qua fa 3 pi greco mezzi più 1, stavolta che è circa, circa 5,71. Quando vado a fare la radice, la devo considerare? È quella col più? No, perché questa qua adesso esce da 2, qua ci sta 2 e questa qua va fuori, a me interessava solo fino a 2. Invece quella col meno sì, perché stavolta questa qua è maggiore di meno 3. Poi qual è la successiva? Quindi questa qua più o meno x2, quindi x2 uguale radice quadrata di 3 pi greco mezzi più. Andiamo a fare x, la prossima qual è? X quadro meno 1 uguale 5 pi greco mezzi. Quindi x quadro uguale 5 pi greco mezzi più 1. Allora, pi greco mezzi sempre circa 1,57 per 5. Qua dobbiamo fare il conto preciso perché 5 per 1,5 fa 7,5, 5 per 0,07 fa 0,35, 7,85 più 1 fa 8,85, che comunque è... Sì, perché se era 0,08 faceva comunque 8,90, quindi comunque è minore di 3. Quindi qua ce ne sta un'altra. Quando andiamo qui c'è un'altra intersezione, meno x con 3 che è maggiore di, che è maggiore di meno 3, dove x con 3 è la radice di 5 pi greco mezzi più 1. Dopodiché la prossima non mi serve più, perché la prossima, allora, già queste qua da questa parte non le consideravo più, perché andavamo, se già questa era maggiore di 2, l'altra sarà ancora maggiore, più grande, ancora più grande, quindi usciranno da 2. La prossima sarà radice di 9 pi greco mezzi più 1, 9 pi greco mezzi più 1 è maggiore di 9, e quindi
no scusate, 7 pi greco mezzo più 1, che comunque è maggiore di 9, e quindi la radice quadrata di 9 è maggiore di 3, quella col meno è minore di meno 3. Andiamo allora a fare il grafico della nostra funzione. Finora ho studiato il segno della derivata? No. Ok? Cominciamo. Allora, quindi qua chi sono i punti da considerare? Sono, cancello quelli che non mi interessano, sono x1 meno x1, quindi sono più o meno x1, dove x1 è questo, poi c'è meno x2, dove x2 è questo, e poi c'è meno x3, dove x3. Tutti gli altri punti non mi interessano più. Poi ci sono, questi sono quelli che in cui si annulla il coseno, questo coseno qua. Poi ci sta x uguale a 0. Poi ci sono i punti meno 3, meno 2, meno 1 e meno 1. Ok? Allora, lo specchietto ce lo cancelliamo, tanto per oggi non ci serve più. Allora, adesso metto in ordine questi punti. Questi punti chi sono? Meno 3, meno x3, meno x2, meno x1, poi c'è meno 1, poi c'è 0, poi c'è x1 e poi c'è 2. Allora, più x1 meno x1, questi erano più grandi di 1 perché erano circa più o meno 1,6. In mezzo c'erano 0, ah mi sono scordato, me l'ho dimenticato. Poi c'erano i punti meno 1 e 1, stavano qua, li devo mettere qua in mezzo perché 1 è più piccolo di x1 e meno 1 è più grande di meno x1. Poi c'erano i punti meno 2 e meno x3, e poi c'erano gli estremi che erano meno 2 e meno 2. Allora, cominciamo a fare il conto della serva. In questi punti calcoliamo la funzione f. Ricordo che la funzione f è seno di x quadro meno 1, del valore assoluto di squadrato, e poi facciamo f primo. Allora, qua quanto mi viene? Meno 3 al quadrato fa 9, 9 meno 1 fa 8, qua viene seno di 8. Allora, seno di 8, facciamo con la calcolatrice, fa 0,99 circa, a circa 0,989. Oh, qua secondo voi quanto fa in meno x3? Devo fare x3 al quadrato, fa 5 pi greco mezzi meno 1, 5 pi greco mezzi meno, più 1, meno 1 fa 5 pi greco mezzi. Seno di 5 pi greco mezzi fa seno di pi greco mezzi, seno di pi greco mezzi fa 1.
qua invece in meno x2 il quadrato fa 3 pi greco mezzo in più 1. Ci tolgo 1, fa seno di 3 pi greco mezzo. Seno di 3 pi greco mezzo quanto fa? Meno 1. A meno x1, qua mi viene un'altra volta 1. A meno 1, qua quanto viene? A meno 1 viene 0 di 0 che fa 0. A 0, valore di 0 fa 0, meno 1 fa meno 1, ma con valore assoluto qua mi viene 1. Viene seno di 1. Seno di 1 lo facciamo con 0, dovrebbe fare 0,56. Scusate, 0,84. 0,84, cioè sempre circa, eh? Poi a 1, qua la funzione fa di nuovo 0. A x1, questa funzione è pari perché c'è x quadro, quindi la funzione vale di nuovo 1. Poi a 2 mi vale seno di 3. Seno di 3 fa 0,14. Circa sempre. Adesso andiamo a cercare di fare il grafico della nostra funzione, lo facciamo qua sotto. Guardate, non ho scritto neanche... Adesso dovrei scrivere i valori della derivata. Poi li possiamo scrivere giusto per controllare, ma in realtà non mi serve. Allora, meno 3. La funzione... Allora, prendete 1 e meno 1. Questi sono... Perché mi interessano questi? La nostra funzione è un seno. L'argomento è complicato, ma il valore della funzione è un seno di un certo argomento complicato. I valori della funzione seno sono comunque sempre compresi tra 1 e meno 1. Quindi se io traccio queste due rette, sto dicendo che la funzione deve venire qua in mezzo. A meno 3 la funzione faceva 0,98, stava molto vicino a qua. Poi c'era meno x3, dove la funzione era arrivata a 1. Poi c'era meno x2, dove la funzione era arrivata a meno 1. Poi c'era meno x1, dove la funzione era arrivata a 1. Sto andando un po' troppo veloce. Poi c'era meno 1, dove la funzione era arrivata a 0. Qua però la funzione cambia definizione perché c'è questo valore assoluto. Quindi in 0, invece di continuare ad andare sotto, cosa fa? Vale di nuovo 0,84, quindi va, sale ma non fino a 1. Poi dall'altra parte la funzione è una funzione pari, quindi si deve comportare in maniera simile. Fa così, e poi perché non fa così? Perché semplicemente quando arriva a 2, la blocco perché da qua sono partito da meno 3, qua sono arrivato a 2. Praticamente che cosa sarebbe successo qui? Sarebbe successo che questa funzione continuava a scendere fino a qua, questo pezzo è stato ribaltato per via del fatto che qui c'è il seno del valore assoluto di squadra meno 3. Ok? Ah, vediamo. Allora,
non è che qua uno dice ma tu sei il professore, c'hai l'esperienza. No, io qua sto facendo il giochetto la settimana in quiz. 0,98 fino a 1 devo salire, da 1 fino a meno 1 che devo fare? Devo scendere, da meno 1 fino a 1 devo salire, da 1 fino a 0 devo scendere, da 0 a 0,84 devo salire, da 0,84 a 0 devo scendere, da 0 a 1 devo salire, da 1 a 0,14 devo scendere. Questo lo so, perché qua in mezzo la mia derivata non si annulla. Poi perché qua ci metto la V? Perché qua meno 1 e 1 probabilmente sono punti angolosi, quindi qua ci può andare bene una V. Mentre negli altri punti, i punti meno x3, meno x2, meno x1, 0 e x1 sono punti dove si annullava la derivata. Allora se si annulla la derivata la devo fare liscia, perché la devo fare con tangente orizzontale. Non è che ci vuole un genio. Quindi la funzione molto probabilmente ha questo grafico. Ora, adesso andiamoci a calcolare i valori della derivata per vedere, per conferma. Allora, nei punti meno x3 qua la derivata faceva 0, e questo perché erano i punti dove si annullava, l'avevamo visto qua, o si annullava la x o si annullava cos'era di x quadro più meno 1. Ok? In meno 3, in meno 3 la derivata è questa qua, quindi devo fare meno 3 per 2 fa meno 6 per coseno di 8. 8 coseno per 6 uguale, cambio segno, 0,87, che significa che qua la funzione stava salendo, e infatti sta salendo. In meno 1, lo facciamo solo in meno 1 perché tanto in 1 il discorso è lo stesso. Se uso questa mi viene coseno di 0 che fa 1 per meno 2. Se uso di questa qua mi fa coseno di 0 che fa 1 per più 2. Che significa? E qui ci arrivo con derivata sinistra meno 2, derivata destra più 2. Se lo fate dall'altra parte viene derivata sinistra meno 2, derivata destra più 2. Perché in 1 stavolta a sinistra c'ho questa e a destra c'ho questa, quindi qua c'ho meno 2 per coseno di 0 che fa 1, quindi meno 2 a sinistra, e sto a destra invece viene più 0, quindi un'altra volta abbiamo la stessa cosa. Qui faceva 0. Nel punto 2 devo usare questa qui, no, devo usare di nuovo questa, perché se tra 1 e 2 devo usare questa. Quindi 2 per 2 fa 4 per coseno di 3. Coseno di 3 è negativo, quindi viene meno 4. Infatti, vedete che qua la derivata è più ripida che qua. Qua la derivata è meno 2, qua la derivata è meno 4, circa. Quindi, adesso se vi andate a calcolare altri valori della derivata, per esempio in un punto qua in mezzo, vedete che è negativo, se un punto qua vedete che è positivo, la funzione sta salendo, un punto qua la funzione ha la derivata negativa, sta scendendo, e così. Quindi ho il discorso di calcolarci il valore di f' qua è stato quasi perfettamente inutile, perché il grafico l'avevamo capito già prima. Però attenzione, è stato inutile perché noi abbiamo fatto i conti bene. Se ci fossimo sbagliati in qualche posto nel fare i conti, quando andavamo a controllare con i valori della derivata, a un certo punto vedevamo che le cose non tornavano. Se non tornavano, o avevo sbagliato la derivata, o avevo sbagliato a calcolare il valore della funzione, o ho sbagliato qualcosa prima. Quindi, dal confronto ridondante dei valori della funzione e dei valori della derivata, a quel punto possiamo capire come è fatto il grafico. A questo punto, quali sono i punti di massimo assoluto? Quali sono i punti massimi assoluti? Meno x3, meno x1 e x1. Questi, perché qua la funzione vale 1. Questo qua è un punto di massimo relativo
questo qua è un punto di minimo relativo, questi due qua sono punti di minimo relativo, questo qua meno x2 è il punto di atto dove la funzione va meno 1. Quindi adesso voi avete gli appunti, avrete la video lezione, andate a casa, prendete il computer, prendete questa funzione, fatela visualizzare per x che va da meno 3 a 2, basta qualunque programmino che faccia un grafico di funzione e vedete se sta fatto bene, cioè non ci vuole niente. Però questa funzione, cioè voglio dire, è una cosa scema, cioè non è una cosa cioè non è, gli americani direbbero it's not rocket science, è una cosa elementare, soltanto che se la fai con logica, se la fai fare al computer, ah vabbè l'ho vista al computer, cioè, sì, l'ha fatta il computer, tu devi saperla fare tu. Dici ma quello tanto lo fa il computer, no, tu devi essere in grado di controllare quello che fa il computer, perché tante volte il computer dà risposte errate, no il computer non è fallito, no, qualunque programma è fallito. Punto numero uno, basta che chi mette l'input metta un input sbagliato, se l'input è sbagliato il computer non ha sbagliato, però il risultato è completamente diverso da quello che dovrebbe essere. Se uno si sbaglia a digitare, valore assoluto lo scrive male, oppure ci mette sbaglio un meno diventa più, oppure capito? Basta un qualunque piccolo errore e la funzione diventa completamente. E uno dice vabbè, non se ne accorge perché non è in grado di controllare neanche. Per esempio, se vi venisse una funzione, se io vi do questa funzione, voi fate il grafico al computer la funzione vi viene tra meno 2 e 5, un po' S. Se è un seno, deve essere sempre compresa tra meno 1 e 1. È chiaro? Hai sbagliato qualcosa? Io dice no, ho fatto bene. No, hai sbagliato qualcosa. Perché se è un seno, deve essere compresa tra meno 1 e 1. Chiaro? Poi, perché dovete essere in grado di controllare? Perché in molti casi, diciamo, è vero che io mi posso aiutare con il computer, non c'è nulla di male nel far risolvere al computer anche equazioni differenziali piuttosto che. Il problema sta, ecco, abbiamo una mezz'ora, adesso facciamo 5 minuti di pausa e poi vi spiego perché non ci si può fidare di voi.